paghi magari sopportando un peso minore rispetto a che l'intero quadrimestre da dover pagare. Ma di fatto quindi i cittadini che pagano sempre pagano anche per quelli che non pagano mai. Il piano finanziario deve accantonare, deve prevedere delle spese. Allora io che pago sempre sono stupido due volte. No. Sì. Cioè allora quel che si comporta bene, che paga sempre, paga anche per quel che fa i furbi che non paga più. La sostanza di questa qua. Allora, la sostanza siamo d'accordo che concordo con lei che ci sono sicuramente delle aziende in difficoltà, perché in questo momento è particolare, concordo con lei. Però secondo me, e lo dico con cognizione di causa, secondo me c'è anche qualche furbo qua in mezzo. Nel senso che sistematicamente non pagano, no? Allora, quello che voglio dire è questo: ormai passa l'idea che chi non paga mai, tanto lei stesso, perché paga chi altri. Guarda, noi abbiamo, mentre ad esempio nel 2008-2009 l'avvio del percorso, la messa in mora dell'utente veniva fatta alla fine dell'anno solare, si vedeva chi non aveva pagato e si faceva partire la procedura di messa in mora. A fine 2011 abbiamo iniziato a mettere in mora l'utente con la scadenza quadrimestrale. Perché? Perché abbiamo visto che ci sono dei fenomeni legati soprattutto a una variazione di residenza che si accorcia sempre di più nel tempo, dove non riusciamo a notificare la messa in mora all'utente. Allora si sposta, ci sono dei fenomeni legati a determinate categorie di persone di variazione di residenza che si è accorciata. Mentre prima cambiavamo la residenza mediamente ogni 8 mesi, un anno, adesso siamo arrivati alla variazione di residenza mediamente intorno ogni 6 mesi per certe categorie. Ecco che se si fa il controllo o se si dà in carico all'agente della riscossione dopo un anno, viene che va a fare la notifica in una residenza dove la persona ha già cambiato. Allora, accorciando questi tempi, abbiamo visto che riusciamo a recuperare delle perdite su crediti che magari nel 2008 e nel 2009 non si riuscivano. Cioè, gli utenti morosi vengono comunque perseguiti, vengono comunque perseguiti per cercare di recuperare. Non è l'Italia che deve. No, noi avevamo un'esperienza con Equitalia e abbiamo affidato il carico a Solid. Ascolti, un'altra cosa, quello che non riesco che voglio cercare di spiegarlo è questo. Ogni azienda ha un rischio di impresa, il vostro rischio di impresa dovrebbe essere il fatto che non vi pagano. Non potete scaricare sempre quelli che non vi pagano, spalmarli su quelli che pagano. Perché allora qua non finiamo più. L'azienda privata, sì, ho capito. Questa è l'azienda del comune, questa. Sì. Perché guardi. Sì. Diciamo così. No, questa è l'azienda del comune, perché ripeto, noi, e sa benissimo, noi applichiamo una tariffa prevista dal 238 del 152, che tra l'altro anche questa tariffa è oggetto di discussione. Se è soggetto o no attiva. Infatti si ricorda che sono venuto a trovare la telecamera. Perché era inutile mettere l'IVA sulla TIA. Che non è una tassa, non va l'IVA, cioè come che tu hai perso. Ma non è che. Insomma, è come che poi se non avessi mai voluto. Consigliere, il legislatore ha chiaramente detto che la tariffa dell'articolo 238 è una tariffa soggettativa. Punto. Dopo sarà la Cassazione che dirà è una cosa sbagliata. Dove mi sembra che abbia già cassato, no? La Cassazione. La prima, sulla seconda stiamo aspettando. Probabilmente casserà. Quello che devono capire gli utenti è che l'IVA non se la tiene l'azienda. L'IVA deve essere l'erario. Allora, se qualcuno dice che l'IVA deve essere restituita, sarà sicuramente il legislatore a dover restituire quell'IVA che è cassata. Quindi non l'azienda, secondo me, la deve dare. L'erario la deve ritornare, l'erario lo ritornerà. C'erano delle proposte, le proposte erano ad esempio non di ritornare l'IVA ma di abbassare le tasse, ecco che comunque dopo ci sarà il ritorno nella tariffa che pagheranno i cittadini, però deve essere chiaro che l'IVA non è un
sì, non le tascate voi, chiaro, chiaro. No, no, non è quello il discorso, perché, sa, mettere l'IVA su una tassa è un po' un altro senso, no? Ma c'erano state dei no, no, guarda che non è tutto lei sì, questa no, cosa qua, ecco. Sto solo dicendo che la tassa sale il fatto di avere niente. La vecchia tassa ha il 10% dell'ex seca dentro, è come avesse l'IVA, insomma. Devo chiederle un'altra cosa, qua lei sembra che viene allegato, scusi ma sono voce, allegato qui. Allegato qui. Sì, ci sono 44.618 alla voce costi amministrativi dell'accertamento. Cioè praticamente è la gestione dell'invio delle fatture, cioè a quelli morosi, cioè no, c'è no, 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 è tutta la gestione dell'invio dei ruoli, dentro ci sono i costi, cioè le bollette che mandate a casa, esatto, la gente 5.000 euro. Beh, se lei pensa che ci sono 60 centesimi solo di bollo ad ogni fattura stampa, dentro ci sono l'invio, le consiglio di fare come lei che la fa elettronica e PDF. Perché qua 44.600 mi sembra un po' attivo, no? Se secondo me la comunicazione che abbiamo, ma no, ma c'è tutta la gestione degli aggiornamenti dei ruoli, le verifiche, mi sembra una cifra un po' importante, no? È un'incidenza di circa faccia 3 euro e qualcosa l'abitante. Un'ultima cosa, non voglio tediarla, ma insomma mi vuoi fare tutte le domande perché mi interessa sto. Volevo chiedere, non mi sembra il 65% di raccolta differenziata sia un po' poco, che ne dice? 64,5 65 è molto bravo. Cioè quando io sono comuni sempre del veronese come San Martino, che è 85%, cioè il fatto che ogni anno si vada a ritirare un premio di comune riciclone non vuol dire niente, cioè il fatto del Premio non è legato alla prestazione. Sì, no, certo, però voglio dire, il premio è legato all'indice di buona gestione, sì, ed è diverso, perché significa che l'analisi che viene fatta nello specifico da Legambiente è un'analisi sì legata al quantitativo dei rifiuti raccolti per tipologia di rifiuti, ma dall'altra parte ci sono l'incidenza dei costi della raccolta. Se si arriva ad avere un indice di buona gestione che supera determinati parametri, si è considerati comuni riciclati. E dopo il 65% sia un risultato migliorabile, e secondo me migliorabile anche non di un punto percentuale, ma di molti più punti percentuali, sicuramente è un risultato ottenibile. Dopo lei l'esempio che portava, io le consiglio di guardare il sito dell'ARPA. Il sito dell'ARPA ha le percentuali di raccolta differenziata di rifiuti e il metodo per calcolare la percentuale della raccolta differenziata è uguale per tutti i comuni. Non credo che per quel comune trovi l'80% e l'80%. Ma insomma, il sindaco. Ma allora mettersi bene anche io, basta. Per migliorare la raccolta differenziata di Nogara basterebbe buttarsi dentro tutti gli inerti che fanno, che è una raccolta differenziata, che però per delibera di giunta regionale non entrano nel calcolo, ma solo buttandoci dentro gli inerti che vengono buttati via. A Nogara passiamo da 75-80% di raccolta differenziata. È semplice migliorare la raccolta differenziata, basta metterci del rifiuto che pesa. Se ci metto plastica. Volevo chiedere un'altra cosa. L'Esercom è partecipata anche in un po', cioè è partecipata, non so, magari in qualche inceneritore, nella discarica di torrente. L'Esercom è una società che non partecipata dal comune, sì, non lo so. La società non abbiamo partecipazione. Noi abbiamo una società che si occupa dello e mi faccio un po' di fa sport, certo, si fa sport. Che si occupa dello sportivo cozzinerico. Le volevo chiedere un'ultima cosa, se noi diamo, visto che siamo in un paese che ci sono tante persone che hanno ancora il giardino e possono fare, se noi diamo la compostiera, così magari abbattiamo il verde e anche l'umido, non è come fanno gli altri regioni, cioè come fanno le altre regioni, dove danno ai cittadini, quelli che naturalmente possono permetterselo, nel senso se hanno un orto piuttosto che un giardino, diamo la compostiera nel modo tale che voi non passate per l'umido o per il verde, quindi a quei cittadini che hanno la compostiera lì magari si può fare uno sconto, adesso la percentuale la dovete fare voi, ve lo dico, si può pensare
di fare uno sconto. L'incidenza si potrebbe anche a parte le esperienze che abbiamo provato che erano completamente negative, ovvero cittadini che aderivano a comportamenti domestici perché dopo paradossalmente mettevano il rifiuto dall'altra parte della strada davanti all'ingresso di altri utenti, non avendo uno sconto che era stato concesso da quelli amministrativi. L'incidenza dei costi, i costi di smaltimento di umido e verde sono circa 8 euro ad abitante, cioè il mancato conferimento dell'umido e verde potrebbe, se si vuole, dare diritto a una riduzione di circa 8 euro, perché comunque il costo del servizio della raccolta c'è. Io faccio sempre quell'esempio: se in una via ci sono 100 famiglie, le prime 99 fanno compostaggio domestico e l'ultima pretende il servizio porta a porta, comunque fino a là bisogna andare a fare la raccolta. Quali sono i risparmi? Sono in termini di tempo, in termini di tempo a singola raccolta, che fuori dal centro abitato è 1 minuto e 40 secondi, mediamente passa 1 minuto e 40 secondi tra la raccolta, una raccolta e l'altra. Nel centro abitato passano dai 40 ai 55 secondi, sì, che quello che si risparmia è quello, il tempo della raccolta, della fermata, discesa, carico e salita. Sì, che sarebbe meglio, sa cosa, e quello lo stiamo studiando, far pagare a conferimento. I cittadini pagano a conferimento. E loro è verso quella strada che dobbiamo andare. Noi ci stiamo portando verso quella strada. Sarebbe il passaggio solo il secco, no? No, non solo il secco, il secco umido e verde. Perché lei diceva la riduzione per chi non conferisce umido, non conferisce. Certo. Ecco che così l'utente a fare il compostaggio domestico perché non paga per lo sfruttamento del contenitore. Grazie, ciao professore, vorrei dire una cosa. No, volevo molto rapido perché per quanto riguarda il discorso della raccolta differenziata è importante chiaramente, come si è detto prima, separare, cercare di separare il più possibile i rifiuti. Quindi la soglia del 65% si può, questa è la statistica che è stata fatta, aumentare anche solamente con l'informazione. Dico solamente, non è semplice tenere informati i cittadini, però da statistiche che sono state fatte rispondono abbastanza, cioè vengono a sentire che perlomeno se, diciamo così, un componente di ogni famiglia, magari un numero molto alto, però cerchiamo di divulgare un messaggio il più possibile, cerchiamo di fargli avvenire questi incontri, può essere che questa percentuale si alzi. Ecco perché abbiamo programmato una serie di incontri subito dopo Pasqua avremo inizio questo di percorso anche itinerante, perché avremo le attrazioni e poi divideremo il centro di Nogara, vediamo se in due o in quattro parti, giusto anche per avere il più possibile localizzato, diciamo, per il cittadino e vicino, diciamo, questo tipo di riunione. In questi incontri, durante questi incontri verranno illustrate le cose che magari tanti già fanno, no? Normalmente, cerchiamo di farlo fare a più persone possibili in modo che questa percentuale appunto aumenti. Mi dispiace anche, purtroppo qui però dobbiamo stare attenti tutti, diciamo così, no? Riprendendo anche un discorso di Mirko prima, che poi diceva sì, però è il cittadino che paga, non è giusto che paghi per tutti. A parte che abbiamo questi fenomeni che anni fa non c'erano, cioè questi spostamenti di casa repentini. Ci sono le persone che cambiano abitazione effettivamente ogni 6 mesi, magari alcuni lasciano indietro anche gli affitti da pagare, così non si riesce mai a... Figurati se pagano le condizioni, ecco, questo è un po' un problema che abbiamo. Cerco, o si cercherà, che anche le fatture arrivino comunque nei tempi giusti, non che abbiamo alcuni casi con alcuni enti che arrivano fatture dell'anno prima, no? E questo magari penalizza ancora di più la discussione. Comunque, tornando al discorso di prima, pensiamo di fare un lavoro di questo genere, poi è sempre migliorabile. Quello che mi dispiace un po' notare anche appunto da Regurbano o da siti o da fotografie che servivano ai cittadini, vedere che tanti buttano le immondizie nei fossati, o magari li nascondono dietro un muro, perché così se non vengono visti in quel momento vanno.
questo io credo che sia un segno di insilità, perché in quel caso chiaramente lo paghiamo tutti. Quindi io invito i presenti, ma chiaramente, a segnalare questo tipo di casi, a segnalare queste persone che compiono questo tipo di atto incivile, e se fosse il caso anche di aumentare le multe per coloro che compiono questo tipo di infrazione, perché veramente l'inciviltà, vedere anche il cassonetto, ma non solo il cassonetto, anche il bidone che loro svuotano, no? Come si è detto prima, c'è qualcuno che ha preso questi bidoni in giro per il paese come il bidone dove posso buttare tutto. Non è così, butto la carta o butto quella cosa che mi disturba a tenere in mano in quel momento e che è un rifiuto, ma non vado a buttare il sacchetto del vomito di casa. Purtroppo troviamo in questi cestini, anche qui in piazza, troviamo sacchetti del vomito e misti con qualsiasi cosa che chiaramente poi non è differenziato. Ecco, speriamo di fare un passaggio di questo genere e aumentare questa percentuale. Io sono questo e comunicheremo anche l'età. Capire, perché ovviamente o
può esserci un'incidenza che va a colpire più sulle famiglie piuttosto che sulle unità produttive, piuttosto che su chi organizza feste, faccio per dire che comunque c'è uno smaltimento di rifiuti ancora maggiore. Quindi sarebbe interessante capire, e questo lo chiedo un po' a tutta la maggioranza, quali sono i criteri poi per redistribuire e tariffare la cittadinanza del comune locale. Ecco, io volevo più che altro puntualizzare questa cosa qua, cioè passare dal dato economico che bene o male si è già esposto ed è quello, a quello che sarà la volontà e l'iniziativa dell'amministrazione comunale su questo punto. Sì, solo una breve considerazione, perché prima per esempio avevo anche un attimo anticipato nell'intervento, perché anche io volevo parlare proprio del discorso della sensibilizzazione della popolazione, perché fra le varie categorie anche nati con sensibili che possono esserci ci sono proprio le fasi di età estreme, magari le giovani generazioni e quelli degli anziani, difficile anche da raggiungere uno, perché gli anziani magari anche un incontro pubblico faticano ad uscire di casa, sappiamo purtroppo qual è la nostra situazione, qual è molto spesso anche per motivi di salute e lavoro, e perciò probabilmente studiare magari anche con le varie sollecitazioni che possono nascere da questi incontri alcuni rimedi magari anche semplici che possono sembrare banali, ma magari riuscire a divulgarli anche con delle brochure, con qualcosa che possono raggiungerli a casa, è un percorso secondo me di opportuno, ma penso che economicamente non troppo dispendioso. Per il discorso della popolazione straniera sappiamo che comunque ha una grossa incidenza nella popolazione totale di Nogara, quindi magari sia quelli che sono qua da un tot di tempo, ma anche quelli che magari sono qua da poco tempo, riuscire a capire quali sono anche gli input che vengono dati da questa amministrazione comunale, quali sono anche le abitudini e soprattutto le regole che vanno seguite, e questo vale ovviamente anche per i nogaresi di lunga data, è un'altra cosa da tenere sotto occhio. E un'altra importante cosa, e quando ricordo soprattutto sia all'assessorato sociale, sia alle politiche giovanili, quindi a Camilla, per quanto riguarda appunto anche gli istituti scolastici, perché questo verranno anche ripreso soprattutto nella sollecitazione che davate, dove c'era scritto appunto che si invita l'amministrazione comunale ad attivarsi anche tramite incontri pubblici, come diceva Fasini, anche presso gli istituti scolastici, perché è naturale che purtroppo, e parleremo anche di vandalismo successivamente nel corso del consiglio comunale, anche di altro, sta in modo anche molto preoccupante, iniziando un po' troppo a diramarsi la credenza probabilmente da parte di queste giovani generazioni, quindi parlo tanti bambini ma anche ragazzi comunque adolescenti, che probabilmente il danno che si fa al proprio patrimonio comunale, come può essere anche semplicemente rompere, perché mi ricordo quando eravamo sindaci, cioè sindaci arrivavamo proprio ad avere cestini completamente staccati dalla porta, cestini, quindi situazioni inqualificabili, riuscire a far capire anche magari attraverso sia l'istituto scolastico ma anche qualche esponente dell'attuale amministrazione comunale, come far capire che la propria bravata, perché ormai c'è la moda che il sabato sera o il fine settimana ci si annoia, allora non sapendo cosa fare si arriva comunque a delle manifestazioni anche di questa natura, far capire che la ricaduta comunque non è sempre verso il prossimo ma anche proprio verso i propri genitori e verso anche le tasse che ciascuna famiglia si ritrova a pagare. Questa è una cosa che purtroppo si vede che non si capisce, perché dovrebbe essere la bici dell'educazione, ma purtroppo vediamo sempre più di frequente che non è così, anche con casi insomma purtroppo recenti di cui discuteremo in futuro. Posso solo, perché mi sono dimenticato prima, abbiamo previsto anche il programma di fare un incontro alle scuole medie, perché le scuole elementari sono un po' troppo insomma tenera per coinvolgere. Dalle medie, insomma, siccome c'è anche un discorso magari di attori o di mimi che possono intrattenere, diciamo, un argomento che può essere anche farboso, e quindi cercare di avvicinare perlomeno questa fase di età ad abituarli e a differenziare gli uffici che poi possono fare. Il direttore Barbati ha dato disponibilità di una serie di date per fare alcuni incontri, noi pensavamo quello delle scuole medie, di farne due, uno a Puglia e uno a Campalano, intanto perché ci sono le strutture adatte, a Campalano c'è ancora la struttura delle feste e a Puglia ha dato disponibilità da fare immediatamente il ricorso di Pasqua sostanzialmente, quindi si pensava adesso di
domestiche, sì, la richiesta sull'utenza non domestiche, ci sono nel regolamento delle tariffe, della tariffa, c'è la possibilità di chiedere delle riduzioni nel caso in cui i rifiuti vengono avviati a recupero. Ecco, allora si vedono i produttori di rifiuti speciali assimilati agli umani, nel caso specifico le utenze non domestiche, che hanno grossa produzione di rifiuto tipo carta, tipo, possono fare richiesta di riduzione della tariffa per quel che riguarda la quota variabile della tariffa. Sapete che la quota variabile è quella del rifiuto recuperabile o riciclabile, possono fare richiesta di riduzione. È logico che devono comprovare l'avvenuto avvio al recupero del rifiuto, perché siccome stiamo parlando di rifiuto, deve essere movimentato tutto quanto per formulario trasporto dei rifiuti, e deve essere avviato al recupero, deve essere portato a smaltimento. Nel formulario ci deve essere il famoso codice R13, R5 o R3. Ci sono già delle utenze non domestiche di Nogara che usufruiscono di questa riduzione che abbiamo ricordato. Se mi è permesso, la tariffa che viene applicata per quel che riguarda la parte delle utenze non domestiche, secondo me può essere migliorata, ma deve essere migliorata da chi ha istituito la tariffa, nello specifico il legislatore nazionale, perché è vero che mentre per le utenze domestiche la tariffa incide parte sui metri quadrati e parte sulle persone che abitano quegli stessi metri quadrati, sulle utenze non domestiche purtroppo sia in quota fissa che in quota variabile l'incidenza è solo legata ai metri quadrati. Poco importa al legislatore se all'interno di quel laboratorio ci sono 20, 30, 50 dipendenti che lavorano e che potenzialmente producono più rifiuti rispetto al magazzino che è solo usato come deposito. Quella sicuramente deve essere migliorata, però entro il 31 dicembre di quest'anno deve essere approvata la nuova tariffa normalizzata, che probabilmente andrà a scombussolare tutto quanto quello che abbiamo fatto fino adesso, perché si sono dati l'ultimo anno di tempo, credo che entro il 1 dicembre la nuova tariffa venga presentata, anche alla luce del discorso che dicevamo prima, IVA non IVA dovranno presentare la nuova tariffa. Per quel che riguarda la tariffa come viene applicata, la richiesta del consigliere viene applicata rispettando un decreto del Presidente della Repubblica, tra l'altro il 158 del 99, che normava la vecchia tariffa del decreto Rossi, che non essendo ancora stata presentata la nuova tariffa, il codice ambientale rimanda alla vecchia, dice usate la vecchia, andate avanti ancora con la vecchia fino a quando non c'è la nuova. Lì subentrano nelle scelte politiche, perché come diceva lei 1.224.000 euro sono i soldi che bisogna per forza incassare, perché il DPR prevede la copertura dei costi al 100%, all'interno di questi costi ci sono le perdite sui crediti e le riduzioni della tariffa. Con tutte le amministrazioni ci sono sempre degli incontri, io ho degli assessori delegati dove studiamo la tariffa, vediamo di aggiustarla, perché la tariffa deve essere aggiustata di anno in anno, e dopo si fanno dei piccoli aggiustamenti, ad esempio sulle famiglie da 4 componenti piuttosto che da famiglie da 2 componenti, è una cosa che viene studiata con l'amministrazione, e l'amministrazione stabilisce quali sono le percentuali dei soldi da incassare da attribuire alle utenze domestiche piuttosto che alle utenze non domestiche. Resta il fatto che sono sempre uno di quei 24 che bisogna portare a casa, che se posto di coefficiente a favore di una categoria piuttosto che ad un'altra, vado a svantaggiare le altre, perché devo sempre portare a casa quell'importo complessivo. E questa è una scelta politica, questa compete solo fare da supporto, nello specifico alla giunta e all'assessore con i quali mi rapporto, per dare il consiglio migliore per l'applicazione della tariffa. Questo è quello che compete a noi. Per quel che riguarda l'informazione, si sta spiegando.